Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo 16° episodio all'interno di Hyrule Warriors, l'era della calamità. In questo nuovo episodio andremo a provare tutti quanti i nuovi personaggi sbloccabili che si trovano all'interno del gioco e non quelli che abbiamo già sbloccato e abbiamo già provato. Quindi non proveremo per esempio Rehoam, non proveremo per esempio Koga, non proveremo nemmeno i campioni, ma andremo a provare, come state vedendo, tutti quanti questi personaggi che non abbiamo visto all'inizio del gioco. In descrizione vi lascio il link per la guida in inglese, perché al momento non ne ho trovate in italiano, in modo tale se vi interessa sbloccarli sapete come fare. Però all'interno di questo episodio ve li faccio vedere e li proviamo un po' insieme per capire un po' meglio voi anche come funzionano questi personaggi. Vi faccio leggere anche un po' la descrizione all'interno di questa, diciamo, enciclopedia finale del titolo, così prima di provarli in battaglia lo vedete voi stessi. Qua davanti abbiamo le fate radiose, entità gigantesche che abitano le fonti. Le quattro fate radiose, sorelle che vivono nelle fonti del regno di Hyrule, da aiutare Link e gli altri, si sono riunite all'interno di un unico fiore. I loro nomi, dalla maggiore alla minore, sono Tehera, Shizar, Misha e Kutura. Sono, vabbè, secondo me bellissime, comunque da vedere, però in linea massima da giocare sono un po' strane, poi capirete un po' meglio perché. Poi ovviamente abbiamo anche il monaco Miz Kyosha, non ho mai capito come pronunciarlo bene, destinatario della rivelazione della dea Hylia. A mio modesto parere questo è il braccio, è il personaggio di cui vediamo il braccio in Zelda Breath of the Wild 2, il trailer. Secondo me è lui, poi vi spiegherò meglio magari in un video a parte come mai. Monaco Sheikah di 10.000 anni fa, che vanta un potere prodigioso, uno dei prescelti ad aver ricevuto la rivelazione della dea Hylia. Attendeva in fondo ai sacrari la visita dell'eroe, l'abbiamo già conosciuto attraverso Breath of the Wild. Poi abbiamo ovviamente Terrako, un piccolo guardiano apparso all'improvviso e arrivato dal futuro, sfidando il tempo e lo spazio per salvare Zelda. Si era rotto in seguito a uno scontro con la calamità, ma Link e gli altri hanno recuperato i pezzi per ripararlo e riattivarlo. Calamità Ganon, un nuovo Ganon nato dopo aver assorbito il potere di Astor, riportato in vita per distruggere Hyrule, viene a sua volta sconfitto e messo fuori dai nostri eroi. Questo l'abbiamo visto nell'episodio numero 13 e nell'episodio numero 14. Poi abbiamo, vabbè, Pruna e Rovely, Supa che non ci interessa, Astor neanche, e il Ganon Dominatore. Ganon Dominatore, questo è molto interessante perché spiega veramente tante cose. Un guardiano nero che, come Terrako, conosce il futuro. Un frammento del rancore maligno di Ganon ha seguito Terrako dal futuro e gli si è attaccato prima che venisse riattivato. Controlla i guardiani e i mostri con il potere della calamità. E questo potrebbe avere senso, perché comunque va a spiegare veramente una marea di cose anche in Breath of the Wild. Comunque tuffiamoci in una partita totalmente a caso per provare tutti quanti i personaggi. Inizieremo dalle fate radiose. Eccoci qua in battaglia, come vedete le fate radiose sono leggermente grandi, ma era una cosa che già si sapeva e avevamo già visto all'interno di Breath of the Wild. Non sono affatto male da usare, mi fanno anche abbastanza sorridere nella loro composizione. Ahia, che lag. All'interno di questa mappa non è proprio il massimo, perché comunque ci sono anche le bombe. Se non mi ricordo male, questa è la zona dove abbiamo riattivato il guardiano per la prima volta, tra l'altro. Non mi ricordo. Comunque qua bisogna fare che io anche abbastanza in fretta. Però per fortuna ci sono le bombe, ma non ci importa. Adesso vi faccio vedere un po' tutte quante le mosse. Ecco qua. Vi faccio vedere anche la special. Eccola qua. Guardate che carina, evoca tutte quante le sorelle. Ve la faccio rivedere di nuovo. Molto molto carine. Esteticamente non sono neanche male, perché comunque, vabbè, a parte che correndo si chiude appunto dentro il fiore, che in realtà non è proprio un fiore, è tipo una pianta. Il fiore sarebbero loro. E esteticamente mi ricorda un sacco, ma proprio un sacco, Venusaur. Cioè guardando il fiore schiuso sono letteralmente uguali. Comunque spostiamoci verso il prossimo personaggio, ovviamente. Prossimo personaggio, il nostro carissimo monaco, che si muove così. È un po' strano, è un po' strano, però vabbè. Esteticamente da usare è magnifico, perché come vedete qua usa un po' tutte quante le armi. Vabbè, a parte che mi ricorda troppe cose di Breath of the Wild, quindi già soltanto il fatto che l'abbiano messo secondo me è una figata, perché a livello di lore è proprio bello come personaggio inserito così. Anche qua ci sono i simboli, esattamente come la nostra carissima Impa. Aspetta, ok, stavo provando una cosa. Sono un sacco di mosse, un sacco interessanti su questo personaggio, che comunque lo rendono degno di essere usato barra spammato quanto volete dopo che lo sbloccate. Perché comunque dopo le prove e dopo averlo affrontato, secondo me è un bel PG. Soltanto che viene sbloccato secondo me un po' troppo tardi a mio parere.
Mamma mia i danni, mamma mia i danni. Faccio vedere nuovamente la finisher. Aspetta un attimo. Ecco qua. Che non è proprio una finisher, semplicemente diventi gigante e in base a quanti simboli hai spari. Cioè guardate che figata. Poi è proprio doppiato da Dio, cioè troppo troppo bello il monaco da usare. Adesso invece ci spostiamo su Terrako e poi andiamo a concludere con Ganon. Questo invece è Terrako, come abbiamo visto all'interno del gioco, quando non sta correndo rimane in modalità attacco, cioè estrae le sue armi ancestrali. Non è troppo diverso da quello che abbiamo in realtà già visto all'interno del gioco stesso. Può fare attacchi caricati. Vedete, tutto quello che può fare è teoricamente un guardiano, perché di base è un guardiano. Ecco qua, finisher pronta. Ecco che la carica. Guardate che bellina. Non è un po' tipo esagerata? È abbastanza esagerata. Comunque sì, questo è Terrako. Come PG non è male. Poi rimane piccolino. A me piacciono un sacco i PG piccolini. Sono un sacco versatili. E adesso spostiamoci verso il Megazord, ovvero Ganon, che è l'ultimo personaggio che andiamo a provare. Vi faccio vedere all'interno di questo video. Vabbè, sì, è come usare un Gundam. Ve l'avevo detto già da prima. È veramente gigantesco Ganon. Esattamente come Terrako, è niente di più, niente di meno di quello che abbiamo potuto vedere prima. Cioè, guardate l'imponenza. Bellissimo. Veramente clamoroso. Ma mi chiedo chi l'abbia creata una roba del genere. Cioè, è proprio... è sbagliato. Chissà come mai gli è venuto in mente di farci usare Ganon. Però così è troppo. Cioè, guardate la finisher. Clamorosa. Clamorosa. Bellissima. Potrei stare a giocare come sotto forma di Ganon tutto il giorno comunque. E niente, questo è quanto ragazzi. Posso concludere qua il video showcase dei personaggi sbloccabili a parte. Questi sono tutti i personaggi che si possono sbloccare a parte. In descrizione trovate la guida per farlo, perché ovviamente alcuni di loro sono un po' più complicati del semplice vai avanti con la storia. E niente, grazie per la visione. Vi aspetto più tardi con l'ultimo episodio della serie, ovvero il 100% con Link, dove vi faccio vedere cosa si ottiene facendo il 100%. Detto ciò, noi ci vediamo più tardi. Grazie di tutto e alla prossima.